Buongiorno a tutti voi, buongiorno da Flumeri, ancora una volta vi aggiorno con il mio videomessaggio sulla evoluzione del contagio da Covid-19. Lo facciamo già da alcuni mesi. Questo è un nuovo videomessaggio con il quale io comunico alla mia cittadinanza in maniera molto serena e tranquilla rispetto ad alcuni mesi fa che non ci sono nuovi casi positivi all'interno della nostra comunità. Quindi i numeri restano fermi a 14 tamponi positivi effettuati su 13 soggetti, ma sono numeri che risalgono ad oltre un mese fa. Quindi oggi guardiamo con maggiore fiducia e maggiore serenità al nostro futuro. Questo però non vuol dire abbandonare le misure di sicurezza, non vuol dire poter fare assembramenti, così come non vuol dire poter abbandonare la mascherina. Anzi, in questo momento particolare dobbiamo tenere sempre alta la guardia e gli occhi aperti. Non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo passato, non dobbiamo dimenticare che atteggiamenti poco responsabili possono annullare tutto il sacrificio fatto. Quindi, cari concittadini, continuiamo a mantenere il distanziamento fisico, continuiamo a lavarci spesso le mani e dove non è possibile continuiamo ad utilizzare del gel sanificante. Ma soprattutto continuiamo ad utilizzare la mascherina quando ci interfacciamo con altre persone, quando ci troviamo in luoghi chiusi insieme ad altre persone e soprattutto quando non è possibile mantenere un distanziamento fisico minimo di 1 metro. Queste sono quelle nozioni, sono quegli atteggiamenti fondamentali affinché il contagio da Covid-19 possa continuare a restare bloccato così come abbiamo fatto negli ultimi periodi. Sono delle piccole regole che non dobbiamo ancora abbandonare, ma che dovranno accompagnarci per il prossimo futuro. Solo così potremo guardare presto, a questa esperienza del Covid-19 come una brutta pagina della nostra storia, che però fortunatamente si è chiusa. Cari amici, questo mio videomessaggio di oggi cade in una giornata molto importante e particolare per tutti noi. Importante perché 74 anni fa i nostri antenati preferirono la forma repubblicana a quella monarchica e perché nello stesso anno fu concesso il diritto di voto alle donne. Due conquiste molto importanti per il nostro paese, che dobbiamo continuare a difendere con le unghie e con i denti ancora oggi, perché purtroppo sono diverse le forme di populismo in giro per il nostro paese che vorrebbero fare altro della nostra nazione. Ed è una giornata molto particolare, anche perché non abbiamo potuto festeggiare la nostra Repubblica come avremmo voluto farlo o come abbiamo fatto negli anni passati. Non abbiamo potuto tenere nessun convegno, non c'è stata nessuna celebrazione solenne. Ci siamo perciò recati presso il Monumento dei Caduti in poche unità per evitare assembramenti. Abbiamo deposto una corona di alloro per ricordare tutte le vittime cadute per la conquista della libertà e della democrazia. Il nostro parroco ha benedetto la corona e subito dopo siamo andati via, ognuno alla propria attività, ognuno alla propria vita quotidiana. Lo abbiamo fatto perché quest'anno purtroppo l'emergenza sanitaria legata al Covid non ci permette di fare assembramenti, non ci permette di fare festeggiamenti solenni. Ma tutto ciò che non abbiamo fatto quest'anno e tutto ciò che purtroppo non potremo fare nella prossima, ormai imminente estate, sarà soltanto rinviato all'anno prossimo. Nulla sarà annullato, nulla dovrà essere cancellato dalle nostre abitudini e dalle nostre tradizioni. Dobbiamo però purtroppo rinviare all'anno venturo, quando si spera che tutto questo sarà soltanto un brutto ricordo e un incubo ormai passato. Io intanto vi saluto. Auguro a tutti voi una buona giornata, buona festa della Repubblica e vi raccomando, dobbiamo aprire sempre gli occhi, tenere gli occhi aperti ed alta la guardia sia contro il coronavirus sia contro il populismo che purtroppo ancora oggi imperversa nel nostro paese. Un saluto a tutti voi, un saluto alle vostre famiglie e buona giornata a tutti.